Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e questo è il libro risponde Book Tag. Questa tag è una tag carinissima, in pratica bisogna scegliere due libri, prenderne uno a turno, aprirli, puntare una parola o una frase e quella parola o frase mi descriverà in qualche modo. Ora capirete tutto meglio quando inizierò a fare il tag e sono convinta che sarà qualcosa di o estremamente ridicolo o di estremamente deludente. Spero che sia estremamente ridicolo. Mi ha taggata a fare questo tag Jovi di Alphabook, che ringrazio tantissimo e che mando un grandissimo bacione. Il video di Jovi mi ha fatto morire dal ridere e ovviamente vi lascio il link al suo canale qua sotto così potete andare a visitarlo. Ma ora iniziamo subito il tag. I libri che ho scelto sono due dei miei libri preferiti e sono due tra i libri più divertenti ed esilaranti che abbia mai letto in vita mia. E sono L'eroe perduto di Rick Riordan, ovvero il primo libro della seconda serie di Percy Jackson, e L'Accademia dei Vampiri di Michelle Mead. E ora iniziamo il tag. This is gonna be so much fun! Inizierò con L'Accademia dei Vampiri e la prima parola che troverò sarà una parola che descriverà la mia personalità. 5. Qualcuno sta cercando di dirmi che ho un disturbo della personalità. Procediamo con L'Eroe Perduto e la parola che troverò mi dirà quello che desidero. Jason. Jason non è quello che desidero io veramente. This is so inaccurate. È davvero molto conveniente a dir poco esilarante che tra tutte le parole che potevo trovare io abbia trovato Jason. Questa è una cosa che mi tormenterà per tutta la mia vita. La prossima parola la dedico ai miei nemici. Sorrisi. I sorrisi prima dell'omicidio. La prossima parola indicherà la mia sfera sessuale. Sto già ridendo. Secondo me qualcuno stasera mi ha maledetto perché non è possibile che ogni parola venga fuori Jason, ma perché? Che schifo! Do you hate me? Over there, Jesus! No, seriamente ragazzi, voi starete ridendo, ma a me viene da piangere veramente Jason Grace, no! Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Tempo. Tempo. Sono come Dorian Gray, non invecchio mai, cioè più o meno Dorian Gray non è finito tanto bene. E adesso in testa quella canzone orribile. Tempo, può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo. Tempo, tempo, non ho tempo. Ma la prossima frase sogno di tatuarmela, spero che non sia Jason Grace di nuovo. Lui sapeva cosa significava fuggire dalle persone, sentirsi sempre fuori posto. This is so accurate, it scares me. Io sono una persona abbastanza timida, nonostante voi mi vediate così attiva e reattiva. Io nella vita reale sono veramente timida con le persone che non conosco. Poi dipende, se sono a mio agio sono anche abbastanza estroversa e tutto. Dipende, sono una persona complicata. Ma questa frase mi si addice molto. E non diceva Jason Grace, quindi un gran punto pro. Ho paura di trovarmi Jason Grace anche in Vampire Academy. Questa frase è quello che farei per ricchezza immediata. Prenditela col tuo cocco laggiù. In cambio di ricchezza immediata dovrei andare a vendere cocchi a Rimini. Questa frase la userò per abbordare. Afrodite sollevò un top di paillette d'oro. Ambigua. Mi serve un momento. La prossima frase rappresenta il mio futuro. Eri molto piccolo. Perché adesso tutto è equivocabile? E infine devo taggare tre persone e dedicare loro una frase selezionata e spero vivamente che non contenga Jason Grace. Bene, io taggo Chantal di Fairy with Hobbit Feet, Sara di Orange Dinosaur Rour e Valentina di Spiccicallen. Sono curiosa di vedere i vostri video e spero che i vostri siano ridicoli tanto quanto il mio perché sputtanarci is the way. E la frase che vi dedico è: ero una trappola, intuì Jason.
Bravo Jason, quando non svieni qualcosa la sai fare. Bene, dopo questo video interamente incentrato su Jason Grace e un mio crollo nervoso, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io Jason Grace, ciao!